Signori e signori, benvenuti dallo stadio comunale di Maranola. Tiziana Palombi alle riprese, Davide Guzzardi in telecronaca. Vi stiamo per raccontare la quarta giornata del campionato di promozione girone D. In campo quest'oggi il Formia di mister Russo e la Nitrella di mister Bottoni. State vedendo le squadre schierarsi in campo. Noi andiamo a leggervi velocemente le formazioni. Il Formia con i numeri dall'1 all'11. Avgul, Lucchetta, Lucignano, Sar, Battaglia, Festa, Antuoni, Pepe, Zaccaro, Maradona e Raspaolo. Se avete sentito bene, Maradona è la... oggi presente in campo col numero 10, Diego Armando Maradona Junior, figlio di quello che è chiamato come il più grande giocatore di tutti i tempi. A mia modesta opinione di chi parla, sì, lo è. E oggi abbiamo il piacere di vedere il figlio giocare per la squadra di Russo. Andiamo però a... non perdiamo il filo della cronaca. La Nitrella, numeri sempre dall'1 all'11. Sbardella, Alfonso, Merolle, Eccellenza, Lombardi, Bianchi, Carfora, Fortini, Cardinali, Carmassi e Masciantonio. A disposizione di mister Russo in panchina: Raso, Pasquale, Di Mare, Dacunto, Maresca, Napoletano, Petronzio, Cannella e Nulli. Bottoni invece a sua disposizione a Gazzerro, Belli, Antinoris, Seferi, Cocco, Mastrantoni, Delellis, Tajaboschi e Fontana. Direttore di gara è il signor Gerardo Garofalo di Torre del Greco. Gli assistenti sono Guglielmi e Romagnoli, entrambi di Albano Laziale. Il solito check per quanto riguarda le porte, il controllo per verificare che sia tutto a posto prima di cominciare la partita. Le squadre si schierano in campo dalla destra alla sinistra, i vostri tre schermi in completo bianco. Il Formia da sinistra a destra invece attaccherà col completo nero con inserti verdi. La Nitrella, le porte sono state controllate, gli assistenti vanno a prendere posto sulle linee laterali. Il direttore di gara, il signor Garofalo, controlla che siamo tutti in posizione. Noi attendiamo il fischio d'inizio. Stende ancora qualche attimo, siamo in ritardo di 6 minuti circa sulla tabella di marcia. Aspetta ancora qualche istante, arriva adesso il fischio d'inizio, è iniziato a Formia, a Nitrella. Subito il primo possesso che era del Formia, pallone lanciato poi in avanti dalla retroguardia della formazione proveniente da Monte San Giovanni Campano. Formia che quindi può gestire partendo da dietro, scambio, palla per Pepe che avanza in mezzo al campo, servizio sulla destra, si torna indietro, ancora Pepe, vicino a lui Sar, servito, qui a sinistra si è allargato Lucignano. Sar si complica un po' la vita. Festa, scambio con Battaglia, si fa vedere Maradona in mezzo, servito adesso, avanza col numero 10 Maradona, messo giù, calcio di punizione. Batte con palla abbastanza in movimento, l'arbitro lascia andare il pallone e viene controllato da Raspaolo che conquista un calcio d'angolo. Buono il lancio di Diego Junior a cercare Raspaolo, è stato l'intervento della difesa non perfetto. Numero 11 di mister Russo ha potuto controllare la palla in corner, messa in mezzo col mancino, il colpo di testa! Il gol dell'1-0, è passato solo 1 minuto e 27 secondi e arriva il gol di Antonio Battaglia col numero 5, uno stacco poderoso in mezzo all'area di rigore e va a segnare subito la rete che porta in vantaggio il Formia. Al secondo minuto la sblocca Antonio Battaglia. Subito un avvio importante del Formia. Il gol del numero 5 che mette subito la partita su binari favorevoli alla squadra di casa, incitata dal proprio pubblico. Si fanno sentire gli allenatori a bordo campo, vediamo Bottoni pietrificato davanti alla propria panchina. Siamo solo all'inizio, manca un'infinità
Il Formia ha sicuramente iniziato nel modo migliore, Anitrella adesso in possesso con la rimessa laterale. Colpo di testa ancora di battaglia a mettere il pallone fuori. Appena ci riprendiamo dalla sbornia del gol del vantaggio, cerchiamo anche di dare qualche indicazione tattica in più. Il possesso di Carfora, ancora lui al limite dell'area, tenta la conclusione, alla fine la palla arriva in disponibilità di Celenza che fa partire il mancino da lontano, la palla che si perde alta oltre la porta difesa da Alexei Avgul. Molto largo sulla sinistra Raspaolo, sembra quindi 4-2-3-1 quello di Giovanni Russo. Adesso col dipanarsi dei minuti devo ragguagliarvi su questo particolare. Nel frattempo Zaccaro, un ottimo spunto, arriva al limite dell'area, fermato con le cattive damerolle che ci mette il fisico, ma non riesce ad allontanare. Ah sì, riesce ad allontanare, ho visto il guardaline indicare la rimessa per il Formia, evidentemente l'arbitro ha corretto la decisione, è stata quindi la deviazione, palla per la Nitrella. Lombardi, pressing di Maradona, Lombardi in avanti, libera battaglia senza pensarci troppo, svirgolata un po' con il destro. Lombardi per Bianchi, davanti cerca e trova la sponda di Cardinali che deve proteggere il pallone, ci riesce, allarga benissimo sulla sinistra, c'è però fuori gioco, posizione irregolare di Carmassi, no scusate, posizione irregolare era di Fortini. Cercheremo anche di capire bene come si sono schierate le squadre in campo, anche per essere più facilitati nella cronaca. Possesso per il Formia, l'errore qui di Pepe nel cercare Sar, fortunatamente per la squadra di casa senza conseguenze. Bello l'anticipo di Lombardi su Zaccaro, poi finisce giù il numero 5 della squadra ospite, metto un 5 alla Borghese, 5. Sar per Festa, l'appoggio centrale per Battaglia che varca la linea di centrocampo, il lancio sulla sinistra intercettato da Carfora, riparte la Nitrella, ancora Battaglia che ci mette il piede, qui l'arbitro fischia il calcio di punizione. Intervento di Battaglia su Cardinali, per niente convinto, autore del gol dell'1-0. Sinceramente poco convinti anche noi, è sembrato più Cardinali andare giù su un intervento di piede per forza, da lì di Battaglia, la palla quasi rasoterra. Possesso per il Formia, il pressing della squadra ospite, il lancio sulla sinistra a cercare Raspaolo, mette giù il pallone e sarebbe Maradona, lo scambio ancora con Raspaolo, buona la sua giocata a liberarsi del pressing avversario. Il Formia però torna indietro, chiaramente non ha interesse in questo momento ad alzare i ritmi. Lo scambio Maradona-Raspaolo che non esce, allora Mascia Antonio, Cardinali, intervento ancora di Battaglia che adesso viene ammonito, il giallo al 7° minuto per Battaglia, non molto convinto anche in questo caso. Rimasto giù il giocatore della Nitrella, tenta di Carmassi, deve intervenire lo staff, ne approfittiamo di questa pausa nella speranza che Carmassi stia bene per aggiornarvi insomma amici di Telegolfo sull'andamento di questo campionato. Il Formia dopo 3 giornate ancora imbattuto, 2 pareggi e 1 vittoria,
due pareggi arrivati nelle due gare esterne contro il Vodice e contro il Monte San Biagio, rispettivamente 1-1 e 2-2. Tre gol il Formia invece li ha segnati nella seconda giornata qui in casa contro l'Ermada, vincendo per 3-1. Due vittorie e una sconfitta invece per la Nitrella, che ha iniziato questo campionato da matricola nel migliore dei modi. L'obiettivo dichiarato è quello di chiudere comunque nella parte alta della classifica, dietro le squadre che si giocheranno la promozione. In questo momento è seconda insieme al Trenino, composto da Pontini, Asuglio, Ferentino e Real Cassino. A 6 punti il Formia subito dietro con 5. La vittoria contro Monte San Giovanni Campano e Casalvieri, sempre tra le muramiche. La sconfitta arrivata contro il Real Cassino, 4-2 la vittoria della squadra cassinate nella seconda giornata esterna per la Nitrella. Real Cassino, abbiamo detto, 6 punti proprio come la Nitrella. E sarà, tra le altre cose, prossimo avversario proprio del Formia a Cassino, la quinta giornata. Ma qui siamo alla quarta, il nono minuto sta per andare a chiudersi, il punteggio è di 1-0. Il gol al secondo minuto di battaglia, un bel colpo di testa su calcio d'angolo, il gioco riprende dopo essere stato fermo a lungo e la Nitrella non è riuscita a sfruttare la punizione calciandola sul fondo. Qui bello scambio del Formia, Maradona col mancino a cercare la Spaolo, che deve allargarsi per andare a prendere il pallone. Qua sulla linea laterale c'è Lucignano in appoggio, arriva il passaggio per Lucignano, pescato bene Antuoni, che finisce giù ed è calcio di punizione dal limite dell'area. I giocatori della Nitrella si prendono il pallone, Maradona se lo va a conquistare, lo mette a terra, calcio di punizione al decimo minuto per il Formia, da posizione molto interessante, anche se non è facilissimo calciare quando si è così vicini all'area di rigore, a volte il pallone non ha il tempo materiale di scendere. Sul pallone Diego Maradona e Vincenzo Zaccaro. Maradona sembra avere tutta l'intenzione di tirare, infatti si allontana Zaccaro e allora andrà Diego Armando Maradona col destro. 5 uomini in barriera per la Nitrella, se ne va ad aggiungere un sesto più per evitare il disturbo alla barriera da parte dei giocatori del Formia. Maradona col destro, palla deviata alla barriera, sarà calcio d'angolo. Undicesimo minuto, ancora Diego sul pallone. Proprio da quel lato è nato il gol al secondo minuto di battaglia, chiaramente pericolo pubblico numero uno, parte dal limite dell'area, è uno schema, la palla messa in mezzo, ancora verso battaglia, lo sta per anticipare Zaccaro, ha anticipato tutti la difesa della Nitrella, sta sulla destra, si deve impegnare il Formia, la palla messa in mezzo, scavalcato battaglia, ci arriva Zaccaro, la palla messa fuori di poco, arriva al dodicesimo, praticamente la seconda azione degna di nota di questa partita. Colpo di testa di Zaccaro che è finito di poco al lato. C'è stato già un cambio per la Nitrella, evidentemente il problema di Carmassi era più grave di quello che sembrava. Trovato al suo posto Mastrantoni. Palla profonda qui a cercare lo scatto di Carfora. Masciantonio. Ottimo intervento qui di Raspaoli, che finisce anche giù conquistando il calcio di punizione.
Gestisce palla la squadra padrona di casa. In vantaggio 1-0 qui, Sar non si intende col compagno. Masciantonio cerca Carfora che viene anticipato, può ripartire il Formia. Maradona stoppa sulla fascia sinistra, controlla la posizione dei compagni, può anche appoggiare lì indietro. Sceglie la soluzione peggiore, la palla arriva al numero 17, appena entrato ed il gol del pareggio. 1-1 al tredicesimo, rimette tutto in parità Mastrantoni, appena entrato. L'errore qui di Maradona, poteva sicuramente trovare una giocata più semplice, aveva due compagni vicini in appoggio, ha scelto di andare verso Antonio Battaglia, il passaggio lento e intercettato da Mastrantoni che ha controllato e messo il pallone a fil di palo. Qui numero di Zaccaro che se ne va, la palla può cercare Raspaolo, ci mette il piede, la difesa della Nitrella che non molla e si rimette in carreggiata. Tutto da rifare, 0-0 al quattordicesimo minuto, siamo agli sgoccioli del quarto d'ora, partita rimessa in parità 1-1 al comunale di Maranola. Festa, Battaglia non riesce, Antuoni a difendere il pallone, Sarra vuoto e allora Masciantonio sbaglia tutto, però tentativo di trovare Cardinali, pallone recuperato da Avgul e rimesso in gioco. Festa, lo scambio con Pepe, Battaglia, Sar sulla destra per Lucchetta, ancora Sar, un altro pallone in mezzo al campo, pericolosi questi disimpegni del Formia che prova ad andare in palleggio ma a volte con troppa poca precisione. Rimessa laterale comunque per la squadra di casa che tenta di attaccare per ritrovare quel vantaggio che aveva trovato dopo soli due minuti, anzi un minuto e venti per essere precisi. Qui Maradona non riesce a difendere il pallone, sbardella, lo spazza lontano. Pepe, bella la sponda di Raspaolo per Lucignano che non riesce a controllare, proprio con il primo controllo si è allungato troppo il pallone, anche sfortunato perché poi il rinvio da parte dei giocatori della squadra ospite gli sbatte addosso. La rimessa per la Nitrella, rimessa però eseguita malissimo, Maradona ci mette il piede, la rimessa è per la Nitrella. Lancio sulla sinistra, corre Masciantoni, Mastrantoni, scusate, Masciantonio è il numero 11, quello scatto di Antuoni, nettamente in anticipo Merolle. Palla contesa in mezzo al campo, la prende Carfora, poi recupera palla Pepe, attenzione Pepe, serve Zaccaro, si deve disinteressare del pallone, sbaglia poi tutto Giovanni Antuoni, sbaglia il controllo nel tentativo di dribblare l'avversario, perde palla Nitrella che può ripartire, lo fa con Masciantonio, larga però male, non la prende Fortini, la prende Merolle, messo giù, calcio di punizione per la Nitrella. Calcio di punizione per la Nitrella, è rimasto giù però
dovrebbe essere Merolle. Vedremo se esegue le cure sul campo, il giocatore si era messo in piedi, poteva evitarsi questa ulteriore perdita di tempo seguendo queste operazioni fuori dal rettangolo di gioco, invece no. Punizione per l'Anitella, settore sinistro del campo, la palla che taglia l'area di rigore, ancora l'Anitella in possesso, anticipato qui il numero 9 Cardinali, Carfora, ottimo l'intervento di Lucignano, finisce poi giù Raspaolo, toccato da Alfonso. Calcio di punizione per il Formia, gioco spesso interrotto da questi interventi. Punizione battuta con palla in movimento, viene giudicato dal gesto dell'arbitro, ho avuto un problema di visuale. Però sì, confermiamo sommariamente il 4-2-3-1 con Augul tra i pali, Lucchetta, Battaglia, Festa e Lucignano in difesa, Sar e Pepe a centrocampo. Maradona al centro da tre quarti con Raspaolo a sinistra e Antuoni a destra, Zaccaro punta, Maradona che però spesso arretra per andare a formare il centrocampo a tre con i compagni di squadra e passare quindi a un 4-3-3. Zaccaro difende benissimo il pallone come sempre, si gira in mezzo a tre e alla fine non trova più il pallone, Pepe prova a servire Raspaolo, ancora Pepe in possesso, deve però tornare indietro, l'appoggio comodo per Battaglia, Sar, anticipato Maradona, e allora può ripartire la Nitrella con Mastrantonio, Mastrantoni, una difficoltà immensa a distinguere Mastrantonio e Mastrantoni. Sarebbe ricordarsi che i due giocano in ruoli diversi magari. Possesso per la Nitrella, Fortini, la palla sulla sinistra per Merolle, profonda a cercare Carfora, intercettato da Festa che corre via, servizio sulla sinistra per Zaccaro che si è allargato, lo scatto di Raspaolo premiato dal capitano del Formia, alla fine Raspaolo commette fallo, calcio di punizione per la Nitrella, qualche occasione sprecata dai giocatori della squadra di casa quando si trovavano proprio nei pressi dell'area di rigore avversaria. Non si sono concretizzate poi con un'azione effettivamente pericolosa. Festa, Pepe, appoggio pericoloso per Sara che deve andare in scivolata, Antuoni controlla ma non difende, quindi palla per la Nitrella, Eccellenza che allarga il gioco a sinistra, ancora Eccellenza, eccolo Mastrantonio cercare Fortini, recupera palla e la difende fino a ottenere il fallo, Pepe, Raspaolo, avanza Lucignano, costretto poi a fermarsi, trova Maradona, verticalizzazione sulla sinistra per Zaccaro che litiga un po' con il pallone, se ne va in mezzo a due però sempre elegante Zaccaro, Sar si addormenta un attimo, riesce comunque a servire Pepe, anche Pepe tiene troppo il pallone, poi nel tentativo di allargarla per Sar la perde, momento in cui il Formia si fossilizza
Lo scatto qui di Mastrantoni, fermato, recupero perfezionato poi da Lucchetta che sbaglia tutto il Formia. Sta commettendo tanti errori tecnici di scelta. Ma comunque in possesso palla. Lucignano avanza, lascia Raspaolo. Vediamo se adesso riuscirà ad essere pericolosa la squadra di casa. L'appoggio di Raspaolo mette in difficoltà Pepe. Per un attimo gli scippa il pallone Clemenza. Perfeziona il recupero Sar. Si arrabbia Pepe. Sar. Battaglia scabbia con Festa. Vicino a lui Raspaolo. Sceglie invece di andare da Lucignano. Alza il pallone. Interviene di testa Carfora, mette il pallone fuori, si lamenta un po' Lucignano, magari voleva il calcio di punizione, si dovrà accontentare della rimessa laterale. 24esimo in corso, 1-1 tra Formia e Anitrella, sbloccato battaglia di testa su calcio d'angolo al secondo minuto, poi su un errore di Maradona, adesso in possesso palla, ha segnato Mastrantoni al 13esimo. Questa è un'altra palla, Diego Junior, qui battaglia va a vuoto, ci deve pensare Festa, problematico il controllo, la palla sbatte anche su un braccio, si lamenta tanto Cardinali, fa segno però di essere stato spinto Festa, in ogni caso l'arbitro ha giudicato il tutto regolare. Maradona, in mezzo al campo, riesce a fare un dribbling, poi serve Zaccaro, pallone leggermente profondo. Protegge l'uscita del portiere. La difesa della Nitrella che adesso gestisce palla sulla tre quarti difensiva. Adesso nel cerchio di centrocampo. Carfora l'appoggia all'indietro. Zaccaro come una zanzara a dare fastidio. Bianchi. All'indietro per Sbardella. Siamo già nella seconda metà del primo tempo. Poche azioni pericolose. Adesso ci prova la Nitrella. Lo controlla con il fisico. Dominato fisicamente dall'autore del gol del momentaneo vantaggio del Formia. Battaglia. Paga Carfora in centimetri e chili. Il rinvio di Avgul. Sar anticipato da Lombardi. La palla però da Raspaolo arriva a Zaccaro e tenta di servire l'inserimento di Maradona. Buona idea, difficile però. Maradona era chiuso da due avversari. Carfora di testa, l'appoggia lì indietro. Raspaolo si fa quasi anticipare da Alfonso. Raspaolo all'indietro per Lucignano. Ancora questi palloni a bypassare il centrale vicino e andare su quello più lontano, sempre da sinistra a destra, quindi sempre a cercare battaglia. Sono sempre un po' rischiosi questi passaggi. Adesso sì, sembra essere passato a 4-3-3 il Formia. Maradona vertice avanzato del triangolo di centrocampo. Mutevole, del resto il 4-2-3-1 è una evoluzione del 4-3-3. Adesso avanza la Nitrella sulla sinistra, porta palla insistentemente Merolle, alla fine chiuso da Battaglia che vuole proteggere la rimessa laterale e ci riesce. Applausi per Antonio Battaglia. È stato anche ammonito al settimo minuto.
Questo non sta pregiudicando almeno fino ad ora la sua prestazione. Ci mette il piede Merolle. La rimessa per il Formia. Che guadagna metri, che se non dà l'idea di voler accelerare le operazioni, è da dire che fa molto caldo oggi, sicuramente la temperatura che inciderà alla lunga per questi cambi saranno fondamentali. La rimessa è per la Nitella, la va a battere Merolle. Si fa vedere Mascia Antonio, preferisce andare lungo. Serie di colpi di testa, alla fine Pepe tenta di spazzare malamente, però il pallone che resta per i neroverdi. Avgul esce ad andare a prendere questo pallone al limite dell'area prima che possa diventare pericoloso. Buono qui lo stop di Raspaolo, però tenta il dribbling e non riesce. Alfonso la recupera, il servizio centrale per eccellenza, in avanti a cercare Cardinali. Il fallo è del numero 9 della Nitrella, conquistato da Battaglia. Forte la tocca piano per Pepe Sar, la alza ancora per Raspaoli che sbaglia lo stop. Conquista il pallone Carfora, Bianchi, Fortini, ancora il numero 8, palla allargata a sinistra a cercare Mastrantoni, la recupera il Formia e sbaglia, però ancora in impostazione il tiro da fuori di Celenza, assolutamente privo di pericoli per la porta del Formia, ma al trentesimo ci troviamo a commentare ancora un errore in impostazione da parte della squadra di casa, che sta sbagliando davvero 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 tanto. È nutrita presenza di tifosi della Nitrella, squadra che ha partecipato poi a un momento storico importante. La presentazione ufficiale della squadra è arrivata contemporaneamente a quella dell'altra squadra di Monte San Giovanni Campano, proprio il Monte San Giovanni Campano. Quell'errore intanto clamoroso abbastanza di Lucignano, che ha provato a mettere il pallone in mezzo d'esterno. Buona l'idea, buono tutto tranne l'esecuzione. Dicevamo, la presentazione è arrivata contemporaneamente nello stesso luogo, nello stesso momento, fatta insieme. È stato un bel momento di sport, commentato molto bene dal sindaco di Monte San Giovanni Campano. Il comune della provincia di Frosinone. Formia conquista un calcio di punizione, la palla di Pepe allargata per Raspaolo, che fa bene il movimento liberandosi di Alfonso, mette palla in mezzo, ci arriva e sfiora il gol del 2-1. Antuoni, benissimo l'esecuzione di questa azione per il Formia, la palla ha rimbalzato proprio un attimo prima che Antuoni potesse prenderla e al momento dell'impatto si è impennata. Grande occasione per il Formia che sfiora il 2-1. Sta ancora sulla destra Antuoni, prova a difendere, il pallone non ci riesce, la rimessa è per i neroverdi.
al netto degli errori di impostazione, dobbiamo comunque dire che in un primo tempo abbastanza avaro, ecco, di occasioni importanti, quelle che ci sono state le ha create il Formia, creando poi anche quelle della Nitrella, perché note sui errori proprio dei giocatori della squadra di casa, il Formia che sta facendo e disfacendo questa partita, e vedremo come andrà a finire. Intanto Sarr combatte con Carfora, che ha la meglio, e lascia lì dietro a Mascio Antonio, che può metterla in mezzo. Il colpo di testa a liberare di Festa, ancora però in possesso la squadra ospite. Il cross di Cerenza non trova compagni, difende Merolle, il pallone che arriva al capitano Bianchi, ancora per il terzino sinistro della Nitrella, e palla per Fortini, all'indietro Lombardi, di nuovo Fortini, cerca e trova bene Mascio Antonio, liberissimo di accentrarsi, l'appoggio a sinistra per Mastrantoni, e sbaglia tutto però. Sbagliato il cross, esce bene Avgulam a tenere il pallone a terra, può ripartire il Formia, lenta però la manovra. Maradona tocca con l'esterno destro per Antuoni. Sono però solo loro tre, solo Antuoni, Zaccaro e Raspaolo a lottare contro la retroguardia della Nitrella. Un 3 contro 4, contro 5, a volte contro 6, che si risolve inesorabilmente con una palla persa. Lancio a sinistra per Mastrantoni, che l'aggancia prima che il pallone possa uscire. Il duello contro Lucchetta, la palla in mezzo, battaglia che deve liberarla subito, che è arrivato come un treno un avversario. Adesso può uscire il Formia, Antuoni ancora però troppo lenta la manovra, mette in difficoltà Maradona, che non riesce a difendere il pallone e lo recupera la squadra ospite. Sbaglia però anche Mascio Antonio in appoggio. Maradona, Zaccaro di tacco per Maradona, avanza Diego Junior e arriva sulla tre quarti, il tiro ribattuto dal capitano Bianchi, rimessa per il Formia che suona all'attacco. Maradona poi dalla lunghissima distanza, il pallone che si perde oltre il palo sinistro della porta di Sbardella. La Nitrella adesso in possesso sulla destra, difende bene Carfora, Mascio Antonio per Eccellenza, allarga verso Mastrantoni che aspetta la sovrapposizione, poi prova comunque per vie centrali, bello lo scambio dei giocatori della Nitrella, poi sbaglia Fortini e recupera Battaglia, che ancora con lo spunto in avanti corre sulla destra Battaglia, galoppa, si fa tutto il campo, alla fine lascia Zaccaro, prova il cambio gioco verso Raspaolo, difficile, recupera palla la Nitrella, Battaglia deve tornare indietro, nel frattempo si è andata a posizionare centrocampo per difendere il buco, proteggere il buco, esce Avgul, ottimo in presa alta su Carfora, fondamentale l'uscita del portiere. Battaglia un po' sulle gambe, siamo al 37esimo, abbiamo detto e lo ripetiamo, fa molto caldo qui, Raspaoli non riesce a servire Zaccaro quando aveva sulla sinistra un appoggio facile per Lucignano. La Nitrella adesso deve ripartire da dietro con Lombardi, nessuno che va in pressing, Carfora la alza, Fortini sbaglia però l'appoggio sulla destra per Alfonso, un po' addormentato il terzino destro della Nitrella, arriva un cambio, esce Antuoni ed entra Fontana per il Formia al 38esimo. Quindi prima sostituzione anche per il Formia. Io ho letto chiaramente
dalla parte della Nitrella, come messo, entra Nulli, non Fontana, chiaramente. Antuoni un po' beccato qui dal pubblico dopo qualche errore. Attenzione, qui l'azione poi pericolosa per il Formia, deve liberare in calcio d'angolo Alfonso proprio sotto la curva degli ultras del Formia. Occasione per essere pericolosi sul calcio d'angolo laddove ha sbloccato la partita il Formia. Adesso siamo dalla parte opposta sulla destra, pronta a mettere il pallone col mancino in area dalla parte di battaglia. Il pallone lo scavalca Raspaolo, però può controllarlo, anzi si tratta di Festa, vicino a lui c'è Maradona, Festa preferisce andare da solo, la fine mette in mezzo, Bianchi anticipa Battaglia che avrebbe battuto a colpo sicuro da due passi, recupera poi palla ancora Festa in questa sua azione offensiva, il pallone sul secondo palo, prova ad arrivarci Nulli per tenerlo in campo e ci riesce, penetrato Nulli, prova un dribbling, finito il campo però, palla fuori, 39esimo, quasi 40esimo, 1-1 il punteggio tra Formia e Nitrella. Gol di Battaglia al secondo minuto, pareggio di Mastrantoni al 13esimo per la Nitrella. Lucchetta pronto a battere con le mani. Subito, subito, allarga subito. Sar, bene in mezzo al campo, serve Maradona. Può avanzare, c'è Zaccaro a sinistra, Maradona perde un tempo di gioco, poi riesce a dare un pallone per Nulli, però viene sovrastato dal terzino avversario. Anitrella che prova a ripartire in velocità, non ci riesce, sbagliato il controllo da parte di Masciantonio. Lucignano recupera palla, adesso Pepe in possesso, ancora Maradona. Beh, buona l'apertura sulla sinistra, un po' lunga, Zaccaro di petto la stoppa, poi prova ad avanzare, buono lo scatto, dribbla un avversario, ne dribbla due, vede la porta, tiro però viene stoppato. Cardinali recupera palla molto bene il Formia con Festa che poi però sbaglia il passaggio per Maradona. Maradona questo va in pressing su Masciantonio, larga sulla destra per Carfora il numero 11, corre Festa per recuperare la posizione, Carfora bene in mezzo per Cardinali, ancora uno scambio con Carfora, alla fine recupera palla la difesa del Formia che può avanzare ancora sulla sinistra dove sta creando i pericoli maggiori. Raspaolo però invece di proseguire lo scatto di Lucignano cambia tutto, la palla che arriva a Zaccaro in posizione irregolare, fuori gioco, la bandierina sollevata e il fischio di Gerardo Garofalo, ricordiamo vittoria del Greco, il direttore di gara, gli assistenti sono Guglielmi e Romagnoli. Quando siamo arrivati al 42esimo, ci avviciniamo alla fine di un primo tempo che avrà comunque un recupero, non voglio dire corposo, ma siamo lì. Il gioco ha avuto molte interruzioni nella prima fase, un paio anche abbastanza lunghe, più due cambi. Adesso vedremo quando si alzerà la lavagnetta, tra molte virgolette. Sar, larga a sinistra per Zaccaro, alle sue spalle c'è anche Raspaolo che adesso va ad accentrarsi. Zaccaro prova con l'esterno sinistro un colpo da biliardo che esce al 42esimo. Zaccaro ci ha provato, Raspaoli era rimasto al limite,
non era ancora arrivato Nulli. E allora col destro, con l'esterno, mezza punta di Zaccaro, il pallone che è uscito di poco, se non ho visto male dovrebbero essere due i minuti di recupero, inizieranno tra circa un minuto e mezzo, due minuti e mezzo. Calcio di punizione intanto per il Formia, pronta la segnalazione del recupero, saranno sì, saranno due minuti. Maradona trova Zaccaro che si muove come sempre in maniera molto elegante, poi alza il pallone col destro, tutto nel finale, le occasioni per Zaccaro. Apprezza il pubblico di Fede Formiana, 44esimo, finito già per metà, tra poco sarà il recupero. Rimessa laterale per il Formia. Maradona, trova ancora Zacco tra le linee, di petto lo scambio con Maradona, ultimo giro di lancette, quando la Nitrella recupera palla, poi sarà recupero ovviamente. Cardinali, fermato da Pepe con le cattive secondo l'arbitro, calcio di punizione per la Nitrella, già battuto. Masciantonio, il tiro, ci deve arrivare Avgul, classe 99 questo portiere, e riesce a mettere il pallone in calcio d'angolo. Rimasto giù Maradona, che chiama il cambio forse. Un'altra interruzione in questo primo tempo, adesso siamo praticamente agli sgoccioli. Adesso giù Maradona, adesso vedremo, probabile ci sarà un minuto in più. Di recupero, soprattutto dobbiamo vedere se ci sarà il cambio del Maradona, che mi sa che prende proprio la via degli spogliatoi. E quindi sì, sostituzione, esce dopo un tempo di gioco Diego Armando Maradona, entra Jonathan Petronzio. Magari avremo modo di chiedere nel post partita. L'infortunio è grave per costringerlo a uscire quando mancano 3 minuti, perché poi è stato aggiunto. Attenzione, intanto la Nitrella quasi rischia di segnare proprio nel finale. Infine c'è un fallo brutto. Almeno rimane a terra il giocatore del Formia, l'arbitro si avvicina, adesso vedremo se ci saranno provvedimenti, no, non sembra. È rimasto a terra Lucignano. Nessun provvedimento, calcio di punizione profondo. Petronzio riesce a prendersi il pallone, Zaccaro ancora Petronzio, la palla arriva a Raspaoli, Raspaolo che non riesce poi a liberarsene, se ne va a Carfora, fermato ancora da Lucignano. Che si lamenta per un fallo. Lucignano,
Poi viene accontentato dall'arbitro, no, c'è cambio di rimessa. Sar sbaglia tutto, Carfora proprio contro Sar che rimedia il proprio errore, non secondo l'arbitro. Calcio di punizione, è sembrato avesse preso il pallone Sar. Alla fine quello che conta è il fischio del direttore di gara che assegna un calcio di punizione alla Nitrella quando siamo arrivati quasi alla fine anche del recupero. E infatti arriva il fischio finale, 1-1 nel primo tempo tra Formia e Nitrella, il gol al secondo minuto di battaglia sugli sviluppi di un corner, palla messa in mezzo dalla sinistra e il colpo di testa di battaglia sblocca il risultato al 13esimo, poi su un errore in appoggio di Maradona recupera palla Mastrantoni sulla tre quarti, due passi e lascia andare il mancino che bacia il palo alla destra di Avgul e riporta tutto in parità al 13esimo minuto. Maradona che poi è uscito praticamente al 45esimo infortunato, al suo posto è entrato Petronzio, così come è entrato Nulli al posto di Antuoni al 38esimo, unico cambio per la Nitrella. Al 12esimo minuto è uscito Carmassi, è entrato proprio l'autore del gol Mastrantoni. Per il primo tempo è tutto, ci vediamo tra poco per la seconda frazione di gioco sempre qui su Telegolfo. Ed eccoci qui in diretta dal comunale di Marandola per voi amici di Telegolfo che ci state guardando. Il primo tempo tra Formia Calcio e Nitrella è finito 1-1. Siamo pronti per iniziare la seconda frazione di gioco. Prima di andarvi a ricordare quello che è successo molto brevemente, quello che è successo nel primo tempo qui la quarta giornata del campionato di promozione girone D. Il Formia si era portato in vantaggio a praticamente un minuto e mezzo dopo il fischio inizio, il secondo minuto con il gol di battaglia su calcio d'angolo, è arrivato il colpo di testa del numero 5 che è stato poi ammonito al settimo minuto per la squadra di casa che in maglia bianca adesso attacca dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. È arrivato poi al 13esimo il pareggio di Mastrantoni, entrato per sostituire l'infortunato Carmassi al 12esimo, gli è bastato un minuto per recuperare una palla persa da Maradona e mettere il gol del pareggio, palla che ha baciato il palo per poi entrare il secondo palo per la previsione. Maradona che poi è uscito al 45esimo, appena iniziato, non era neanche iniziato il recupero, anche lui per un infortunio, al suo posto è entrato Petronzio. L'altro cambio per il Formia è stato quello di Antuoni al 38esimo, è entrato Nulli. Quindi 1-1 adesso possesso per il Formia con Raspaolo che butta un po' via il pallone, Sar di testa, eccolo Petronzio, cerca l'appoggio per Zaccaro, il fallo è di Lombardi, intervenuto in maniera pericolosa su Zaccaro. La palla proprio per Zaccaro che di testa serve bene Nulli, ingresso in area di battaglia che prova a servire in mezzo, Petronzio che si avventa sul portiere, qualche problema a controllare il pallone per Sbardella che però riesce ad allargare il gioco, a far ripartire la squadra che avanza con eccellenza. Il pallone per Masciantonio, si va a destra, si torna poi al centro per eccellenza, siamo praticamente a centrocampo. Controllo di Carfora, uno dei più attivi senza ombra di dubbio per la Nitrella nel primo tempo. Pallone qui raccolto da Mastroianni per Masciantonio,
Tomas Troiani, perché chiaramente Mastrantoni continua ad avere dei problemi. Si vede che fa caldo anche per noi, fa veramente caldo, tempo da mare, si diceva all'intervallo. Quindi perdonate qualche disattenzione anche da parte nostra. Tanto calcio d'angolo per la squadra ospite. Alla battuta Carfora, dicevamo, uno dei più attivi nel primo tempo. Primo tempo che ha visto comunque il Formia abbastanza in controllo, anche quando ci sono state azioni pericolose da parte Anitrella, sono arrivate da errori, partite da errori in impostazione del Formia. Adesso si può battere il calcio d'angolo dopo che l'arbitro ha parlato con i giocatori al centro dell'area di rigore. Abbiamo approfittato per dare questo piccolo dato. Se vi foste messi in collegamento con noi solamente adesso, la palla in mezzo alla blocca senza problemi Avgul, che poi vuole far ripartire velocemente il gioco, ma sono solamente in tre i giocatori in avanti del Formia, con Pepe che perde palla e se la va a riprendere su Mastrantoni. Carfora ancora, la palla poi alzata in mezzo, ci arriva Cardinali ma deve allargarsi. Palla al limite, il tiro di Celenza fuori. La rimessa per Avgul, primo tiro vero e proprio, arrivato al cinquantesimo. Tiro di Eccellenza, finito fuori, non di moltissimo, ma comunque era, sembrava in controllo Avgul. Colpo di testa qui di Petronzio, allarga a cercare Zaccaro, sbaglia però a dosare la forza del colpo di testa, il pallone che si perde. In rimessa per la Nitrella, però da zona in cui può andare in pressione la squadra di casa, infatti salgono un po' tutti. Sar di testa ancora, guadagna metri la Nitrella, rimessa laterale. Si prepara un'altra sostituzione per il Formia. Adesso vedremo quale sarà, sembra dover uscire Sar, adesso vediamo, abbiamo visto bene, contatto, l'arbitro lascia correre proprio Sar che lancia per Petronzio, in posizione irregolare però si alza la bandierina, ricordiamo gli assistenti di Gerardo Garofalo, datore del Greco, sono Guglielmi e Romagnoli da Albano Laziale, esce Sar, abbiamo visto bene. Ed entra con il numero 17 napoletano. Abbiamo raccolto un po' di voci qui sugli spalti durante l'intervallo. Un po' invocata la presenza di Napoletano. Adesso va a rilevare Sar. Al 51esimo, quindi terzo cambio per il Formia, che adesso deve difendere, qui va a vuoto però il napoletano di testa, deve liberare Festa. Petronzio non riesce a controllare, l'appoggio di Lombardi, all'indietro per Sbardella, va subito in pressione Zaccaro, sbaglia Sbardella, il pallone recuperato da Raspaoli, messo giù, tutto regolare per l'arbitro, no, c'è il calcio di punizione e arriva anche il cartellino giallo, sì, per Merolle, calcio di punizione dal limite dell'area, posizione molto simile a quella che ha potuto battere Maradona nel primo tempo con il destro, è stata respinta alla barriera, siamo come allo specchio dall'altra parte, infatti sarà sulla sinistra dell'area di rigore prima, adesso è sulla destra, ma praticamente la posizione è la stessa. Abbiamo la distanza alla porta e la posizione in orizzontale rispetto al campo. Zaccaro o Pepe,
Zaccaro si allontana, allora andrà Pepe con il mancino, parte Pepe, libera la barriera e poi il tiro da lontanissimo ancora ribattuto di Festa, più per evitare una ripartenza che per tirare davvero, e arriva il fallo con cartellino giallo per Napoletano, appena entrato si prende la munizione per aver evidentemente intervento pericoloso in scivolata, che non mi sembra che possa essere la munizione per aver fermato una ripartenza, insomma, fino a un certo punto. Va Sbardella profondo sulla sinistra a cercare Fortini, anticipato, e allora riparte il Formia. Zaccaro controlla la posizione dei compagni, viene fermato da Merolle. Molto bene Merolle, eccellenza per Mascio Antonio, sbaglia tutto, recupera la palla a centrocampo il Formia e il lancio sulla destra per Zaccaro, ancora però pescato in posizione regolata dall'assistente, in posizione regolare dall'assistente dell'arbitro. Si lamenta Zaccaro, per niente convinto della decisione presa dal terzetto arbitrale, la terna arbitrale, temi il più consueto, temi che ormai si è perso, perché meno nei campi di Serie A adesso sono molte di più le figure professionali. Arbitro, due assistenti, quarto uomo, VAR e AVAR, sestetto arbitrale, adesso possiamo tornare a parlare di terna almeno qui. Questo termine è un po' vintage, quando siamo arrivati al 55esimo, punteggio sempre di 1-1, rilancio di Avgul, colpo di testa di Zaccaro, prova ad arrivarci Petronio che sfrutta la sua velocità, per l'arbitro è fuori gioco per il guardalinee che alza la bandierina. Però essere partito da lontanissimo Petrozio, per l'arbitro è fuori gioco. Sulla spizzata di Zaccaro e la corsa di Petrozio, adesso l'arbitro deve far correggere la posizione del pallone a Sbardella che perde tempo e poi sbaglia completamente il rilancio. Deve andare a recuperare il pallone Lucchetta. Ne approfittiamo di questa brevissima pausa nel gioco per, scusate, per ricordare quali sono i prossimi appuntamenti per Formia e Anitrella. Formia, come abbiamo detto in apertura di cronaca, andrà a Cassino a giocare contro la Real Cassino Calcio e al Cassino Colosseo, mentre per l'Anitrella si torna a Monte San Giovanni per giocare contro il Roccasecca. Real Cassino che ha inflitto l'unica sconfitta patita dall'Anitrella. Elegante Veronica di Petronzio. Formia che costruisce da dietro. Fallo su Napoletano, abbastanza duro. Deve arrivare il cartellino. E arriva giallo per Mastrantoni. Ammoniti quindi tutti e due gli autori dei gol che stanno decidendo per ora questa partita. Al settimo minuto battaglia, al 57esimo Mastrantoni. 7, numero un po' ricorrente. Calcio di punizione sarà battuto da Marco Pepe. Palla verso Zaccaro, liberata però facilmente da Bianchi di testa, poi se ne va in dribbling molto bene ancora Mastrantoni. Ancora Mastrantoni, deve uscire Avgul a salvare Capra e Cavoli, ci riesce perfettamente in presa bassa, manda anche quel paese, forse qualche compagno, fatto saltare con troppa facilità anche Lucchetta, preso la destra,
il pubblico chiama uomo a napoletano per evitare di perdere un pallone che sarebbe stato veramente veramente sanguinoso. La palla profonda è a cercare bene lo scatto di Lucignano, palla messa in mezzo però senza convinzione, Zaccaro era lontano, si deve accontentare Giuseppe Lucignano di un fallo laterale, chiama i compagni in area di rigore, andrà alla rimessa lunga. Verso Zaccaro, scavalcato dal pallone, Cardinali, fermato fallosamente però ancora da Napoletano. Qui lontano il pallone, deve stare attento Napoletano, l'arbitro forse gli ha anche detto qualcosa. Giovanni Russo, il forma che è subentrato a Ferdinando Di Benedetto, chiamato a dare una scossa alla squadra per sfruttare comunque il campo di casa. Il Formia è l'unica gara casalinga giocata finora, ha vinto 3-1 contro l'Ermada, due pareggi, imbattuta la squadra formiana, anche qui sta rimediando un pari contro una squadra che al momento è nel trenino delle seconde, squadra che ha ambizioni di terminare il campionato nella parte alta della classifica, ambizione dichiarata pubblicamente anche da mister Bottoni, che si è detto molto soddisfatto della squadra, essere stato accontentato nelle richieste. Masciantonio s'avanza, larga a destra, la palla messa in mezzo, scavalcato Afgul, ma per sua fortuna ha scavalcato anche Cardinali che adesso controlla sulla sinistra, la deve rimettere in mezzo, lo fa, sbaglia però completamente la misura del cross, pallone che si perde oltre la linea di fondo, sarà rimessa per Afgul quando siamo arrivati al 60esimo, scavallata all'ora di gioco, mentre noi qui sugli spalti ci si abbronza e sul campo si suda. Tutto quello che stanno ricavando le squadre fino a questo momento è un punto a testa, 1-1. Regola ancora i gol di Battaglia e Mastrantoni, qui il Formia rischia di perdere palla. Avgul, profondo per nessuno, Bianchi per Celenza, lo scambio a centrocampo con Masciantonio. A destra per Carfora e continua a correre con energie prese, sinceramente non so da dove, palla in mezzo molto interessante, non ci arriva Mastrantoni, chiude bene la difesa con l'uscita di Afgul, adesso avanza Nulli che allarga per Petronzio, riesce il dribbling, poi è bravo a mettersi davanti e a prendersi il fallo, difensore della Nitrella. Per trattarsi di Merolle. C'è di punizione quindi per la Nitrella. Contatto tra Cardinali e Battaglia. È rimasto giù Battaglia. Chiedono basta ai giocatori del Formia. Evidentemente non è la prima volta che ci sono contatti di questo tipo, forse una gomitata, chiaramente non lo possiamo sapere da qui, non avendo neanche la possibilità di rivedere l'episodio da più vicino, insomma. L'arbitro ha comunque fischiato il calcio di punizione. Pepe, lo scambio con Napolitano. Raspaolo, perde palla Raspaolo, che aveva iniziato bene con qualche buona accelerazione all'inizio della partita, si è andato poi piano piano spegnendo errore dopo errore, ma mister Russo lo lascia in campo, evidentemente attende qualche guizzo. Qui Petronzio si scambia la posizione con Zaccaro, Petronzio in tenere di rigore, cerca poi il mancino dentro per Zaccaro, ne esce una palla mangiucchiata dal numero 18 e recuperata dalla difesa del
De Dani Trella che può avanzare adesso con la destra, sulla destra con Carfora, l'appoggio centrocampo per Fortini che allarga a sinistra dove c'è Merolle. Fortini, Celenza a destra per Carfora, si fa vedere vicino Alfonso, Carfora preferisce andare in mezzo, battaglia, controlla con il corpo Cardinali, Avgul poi mette in moto Nulli, da solo Petronzio, c'è lo scatto di Zaccarov, sbaglia tutto Petronzio, letteralmente tutto. Poteva lanciare Zaccaro in profondità, visto che poi il compagno, cioè, era finito in fuorigioco per aver comunque tardato il passaggio. Allora cercavo di allargare a sinistra, sbagliando completamente però la misura del passaggio. Il colpo di testa di Lucchetta, tiene il pallone in campo Nulli, ancora Lucchetta, serve Napoletano. Vicino per Pepe. Il contrasto con Celenza, prova poi a lanciare davanti a Raspaolo, il pallone che si perde oltre la linea laterale, rimessa per la Nitrella, ancora 1-1 il punteggio, il Formia cerca qualche soluzione per sorprendere la difesa della Nitrella, ma così come nel primo tempo, spesso arrivati proprio nella zona calda del campo, ci sono errori tecnici che vanificano tutto il lavoro di impostazione. Petronzio, intervento quasi da karateka di Lombardi, l'arbitro tiene però in tasca il fischietto. Pepe, Napoletano, battaglia, si va a vedere sulla destra Lucchetta, Napoletano si va a riprendere il pallone, cerca di accelerare le operazioni, sbaglia però, un altro controllo Raspaolo, davvero oggi non è la sua giornata. Mentre c'è il fallo di Pepe su Carfora e calcio di punizione per la Nitrella. Per 4-4-2 adesso per il Formia in questo secondo tempo, con Nulli e Raspaolo sulle fasce, Napoletano e Pepe al centro, Petronzio e Zaccaro in attacco. Qui un errore di Napoletano, anche lui non è entrato nel modo migliore in questa partita, sbaglia la misura del passaggio per Lucchetta e regala una rimessa in zona d'attacco alla Nitrella. Petronzio, Nitrella può partire in contropiede, il Formia riesce a servire benissimo Zaccaro, 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 ed è il gol del 2-1 di Vincenzo Zaccaro al 67esimo, riporta avanti il Formia, e chi se non lui, quando serve di mettere il punto esclamativo sulla partita, ci pensa sempre lui, sempre l'unico, Vincenzo Zaccaro con il numero 9, segna e riporta avanti la squadra, un pallone recuperato sulla rimessa offensiva della Nitrella, bravissimo Petronzio a guardare il movimento del compagno, a servirlo nel momento giusto, e Zaccaro si è involato da solo verso la porta, dribblato Sbardella e pallone accompagnato fino al superare la linea della porta. Il gol del capitano, il Formia al 66esimo si riporta avanti 2-1. E stavamo parlando proprio delle occasioni del Formia che, con tanti errori in appoggio, in impostazione, arrivati sulla tre quarti campo, spesso si perde, si è partita in contropiede la squadra di Russo e ha trovato un meritatissimo gol del vantaggio. Merolle, la Nitrella adesso deve reagire. Celenza, gol del pareggio nel primo tempo è arrivato in modo abbastanza casuale, ma la Nitrella è sembrato molto più deciso in questa seconda frazione di gioco. Adesso vedremo se ci sarà la reazione. Bene Petronzio di testa per Zaccaro che serve Nulli, c'è l'opposizione di Merolle, chiama in causa il proprio portiere, Sbardella sul pressing proprio di Nulli, adesso sembra avere un altro ritmo il Formia galvanizzato dal gol del vantaggio, ma attenzione alla Nitrella
l'anticipo di Festa su Cardinali. Poi va a conquistarsi un calcio di punizione Lucignano, rischiando tantissimo. Ma adesso si sentono più in confidenza i giocatori di Giovanni Russo a provare anche qualche giocata più complicata. Chiama il proprio pubblico Gabriele Festa. Che andrà a battere questo calcio di punizione. 4-2-4 quasi quello del Formia in questa fase, con Nulli e Raspaolo altissimi. E adesso si torna proprio sulla linea dei centrocampisti, sembra chiaro, quindi in fase di possesso i due esterni che avanzano molto anche a tenere a freno magari i terzini della Nitella, e poi in fase di non possesso chiaramente tornano nei ranghi. Napoletano non riesce a tenere il pallone, Cardinali la allunga per Carfora, ancora Cardinali, pallone controllato da Nulli, lo spazza in avanti, cercare anche Petronzio, la controlla Nitella, Petronzio va a prendersi il fallo, il calcio di punizione, qui ci poteva stare anche il cartellino per la platealità della trattenuta di Merolle, che però era già ammonito, quindi l'arbitro Grazia è il numero 3 della Nitella, che ha rischiato di finire la partita prima del tempo e nella condizione peggiore per la propria squadra. Raspaoli, lo scatto di Raspaoli, la palla messa in mezzo, ci mette il piede Bianchi, anzi era, non era Bianchi sicuramente, era Lombardi. Si riparte la Nitella, Cardinali però fermato bene da Lucignano, che è salito molto di condizione, anzi è Festa che a sua volta è salito forse ancora di più, ma stesso nel corso del primo tempo. Verso la fine del primo tempo e la seconda metà, in ogni caso, Festa ha visto veramente aumentare notevolmente le proprie quotazioni all'interno della gara. Una prestazione che è salita e che continua in questo secondo tempo. Celenza, Masciantonio, c'è largo a destra Carfora, cerca però ancora Cardinali, allora può ripartire il Formia. Petronzio, la palla allargata bene a destra dove c'è Zaccaro, che è ovunque in questo momento. Zaccaro supera un avversario, Zaccaro sul limite dell'area, Zaccaro un controllo di troppo, la Nitella riconquista il pallone, palla profonda, cerca lo scatto di Mastrantoni, può controllare però con calma Avgul che blocca il pallone. 71esimo in corso, Formia avanti 2-1. Napoletano, lo scambio con Pepe, davanti per Nulli, ancora Napoletano che difende bene il pallone, finisce giù e conquista un calcio di punizione. Fortini non molto d'accordo, manda a quel paese l'arbitro. Poi Napoletano accusato di perdere tempo da parte del giocatore della Nitella, ma Napoletano aveva visto probabilmente che stava per arrivare un cambio. E infatti arriva per la Nitella tra le altre cose, quindi esce con il numero 3 Merolle per la squadra ospite. Adesso vi diremo anche chi è entrato al suo posto al 72esimo, un cambio in difesa, Merolle era ammonito. È entrato al suo posto Cocco, la palla a cercare Zaccaro, è buona solo per Sbardella. Avanza la Nitella sulla destra con Carfora e continua a correre, poi sbaglia il passaggio da qualche parte, doveva essere meno lucido. Qui Petronzio allarga a sinistra, non può interessarsi del pallone Zaccaro, prova ad arrivarci Raspaolo, il rilancio di Sbardella,
Alfonso per Masciantonio. Cardinale allarga ancora e la palla in mezzo, il colpo di testa e la palla deviata sulla traversa da Avgulu, un intervento incredibile del portiere del Formia sul colpo di testa ancora di Mastrantoni. Applausi del pubblico per la prodezza al 67esimo di Alexei Avgulu, che l'avete al 77esimo. Sto sbagliando un po' tutto in questo momento, minuti, tutto, qualunque cosa nella concitazione della cronaca. Scusa, il minuto è il 73esimo, il colpo di testa di Mastrantoni che ha rischiato di fare doppietta, gliel'ha impedito, un intervento incredibile di Avgul. Palla in mezzo, arriva il colpo di testa e poi sotto porta! La libera Fortini, clamoroso, Fortini sotto porta, doveva solo spingerla dentro, ha praticamente spazzato l'area di rigore. Usciamo, usciamo! Ma magari la palla sarebbe entrata anche senza intervento di Fortini. Stiamo vedendo un po' di tutto in questo secondo tempo. Adesso l'arbitro va a dire qualcosa a Zaccaro. Una doppia occasione clamorosa per la Nitrella, colpo di testa di Mastrantoni, la parata magistrale di Avgul che in tuffo, quasi preso controtempo, è riuscito a metterci una mano e a deviare il pallone sotto la traversa, ma quanto basta perché non entrasse in porta. E poi sul calcio d'angolo successivo a questa azione, la palla sulla linea di porta, Fortini è andato per spingerla dentro, in realtà l'ha presa male praticamente di collo pieno. Adesso un contatto tra Zaccaro e un avversario. Zaccaro si è fatto sentire, tanto che una spallata, insomma, spalla a spalla con Celenza. Tanti contatti tra i due oggi, come anche giusto che sia tra attaccante e difensore. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di partita, Formia avanti 2-1 sulla Nitrella qui al comunale di Maranola. E gol di Battaglia, Mastrantoni e Zaccaro. Napoletano qui prova, voleva lanciare Petronzio, non c'è riuscito prima che il giocatore finisca in fuorigioco, cambia idea e poi sbaglia il passaggio. Questo scambio quasi di fino tra Pepe e Napoletano, qui bello il passaggio di Nulli per Zaccaro, sombrero di Zaccaro, il dribbling di Zaccaro che prova a metterla sul secondo palo, ma ancora lui, è sempre lui ha rinunciato al tiro dopo il sombrero per cercare un altro dribbling, il pallone è rimasto un po' sotto e alla fine è andato con questa conclusione verso il secondo palo, la palla è uscita di pochissimo, quindi Zaccaro show quest'oggi e non poteva essere altrimenti. Sulla Nitrella però bene il pallone tra le linee, intervento provvidenziale di Battaglia, ho fatto una pausa per cercare il termine giusto, è proprio provvidenziale su questo inserimento, in scivolata ha sentito l'avversario arrivargli alle spalle. In scivolata ha messo il pallone fuori. Eccellenza Carfora scambia con Fortini che ci prova da fuori, il pallone finisce alto. Alto, alto il pallone, lo può rimettere Alexei Avgul. 2-1 per il Formia. Si perde un po' di tempo perché il pallone non è stato recuperato una volta che è finito
tra i supporter del Formia. Adesso sì, si può riprendere. Siamo al 78esimo, ci avviciniamo agli ultimi 10 minuti di partita. Colpo di testa di Alfonso, non senza qualche difficoltà, riesce a conservare il possesso la Nitrella. Masciantoni in avanti per Cardinali, anticipato però da un imprendibile Gabriele Festa oggi. Pepe, lo scatto di Zaccaro in fuorigioco partendo dalla sinistra. Hanno cercato tanto questa soluzione i giocatori del Formia, con Zaccaro che si è cambiato di posizione un'infinità di volte, dal centro poi a destra, ora a sinistra. Spazia molto il fronte d'attacco il capitano del Formia, quell'errore di Pepe nello stop, deve intervenire in scivolata Lucignano. E si prepara probabilmente un altro cambio per la squadra di casa. Giocatori che si scaldano. Nessuno che si scalda invece per la Nitrella. Questa attenzione allo scatto. Avanza, avanza, può andare al tiro. Raspauli direttamente su Sbardella. Ancora un errore di Raspauli. Davvero bella la sua progressione sulla sinistra, è stata anche una trattenuta al momento di andare alla conclusione, che però non è stata influente al momento del tiro, ha aspettato troppo, alla fine ha calciato su Sbardella. Poteva anche mettere in mezzo, c'era Petronzio praticamente da solo. Qui c'è un altro fuorigioco. Fuorigioco fiscato a Petronzio. Ultimi 10 minuti di gara. Siamo all'80esimo, quasi chiuso. 10 minuti e spiccioli, poi sarà recupero. Attacca la Nitrella, difende Lucignano, bravo, e controlla la rimessa dal fondo. Non si scalda nessuno per la Nitrella. Fatto solo due cambi. Mister Bottoni. Infatti tre invece Giovanni Russo. Uno di questi è fondamentale perché Petronzio è entrato a sostituire Maradona. Ha fatto l'assist per Zaccaro per il gol che sta decidendo al momento questa partita. 81esimo, siamo entrati negli ultimi 10 minuti di gara. Formia avanti 2-1. Anitrella che caccia di soluzioni col Formia, che però sembra poter controllare da qui alla fine. Si è stata anche una ammonizione per il Formia proprio adesso relativa a questo fallo laterale. Scusato di perdere tempo la squadra di Russo. Pallone profondo sulla destra del Petronzio che rinuncia proprio all'ultimo. L'uscita di Sbardella l'ha scoraggiato Napoletano, però recupera bene il pallone sulla tre quarti. Zaccaro rinuncia al passaggio per Petronzio, lascia nulli. Pepe, Napoletano di tacco per Zaccaro ancora una volta, però non serve Petronzio per evitare il fuorigioco. Ecco la palla per Petronzio, il tiro e la parata di Sbardella.
Continua il Formia ad attaccare, sicuramente in fiducia dopo il gol, subito dopo il gol del vantaggio. Partita che non è mai stata davvero in discussione, a giudicare dalla prestazione perlomeno. Sicuramente non dal risultato, è stata in pareggio fino alla fine del primo tempo, già dal tredicesimo 1-1. Prima dei gol di Petronzio, che ha sbloccato definitivamente anche la squadra di Russo. Ha cominciato a giocare sicuramente meglio, galvanizzata dal vantaggio, demolendo anche un po' quelle che erano le speranze della Nitrella di andare via da qui con un risultato positivo. Nitrella che non è sembrata però mai realmente capace di creare problemi, se non in occasioni di questo tipo. Qui lamentano per un fallo di mano che non c'è, l'arbitro poi fischia il fallo di Lombardi su Petronzio. Calcio di punizione per il Formia. Fa davvero davvero molto caldo. Vediamo anche ombrelli qui sulle tribune per proteggersi dal sole. La palla profonda per Zaccaro sulla destra, che può entrare nell'area di rigore. Zaccaro la mette in mezzo e ancora Raspaoli, che ha sbagliato praticamente tutto quello che era possibile sbagliare quest'oggi. Scuote la testa il numero 11, classe 94. Questa è un'occasione davvero davvero più facile da segnare che da sbagliare, almeno per chi la commenta da qua sopra. Poi è ovvio che è giù dopo 85 minuti sotto questo sole, magari è un pochino più difficile, ma sembrava davvero un'occasione clamorosa quella sbagliata da Raspaoli. E adesso la Nitrella. Bravo, bravo, pressa, pressa! Napoletano riesce ad accettare il pallone, posizione irregolare di Zaccaro. Se c'era, era davvero di millimetri. Sembrava assolutamente in linea da qui, ma vale lo stesso anche per le revisioni dei guardalinee dell'arbitro. Sono lì, Sole che picchia da 90 minuti. Sicuramente a fare uno sforzo fisico maggiore di chi sta qui a parlare con voi. Adesso Petronzio alla fine perde il pallone sul pressing dell'ennesimo giocatore della Nitrella. Si tratta in questo caso di Cocco, e recupera la palla, serve poi Celenza. Attenzione perché la partita non è finita. Molto compassata la manovra della Nitrella, ma porta palla nella tre quarti offensiva. Mancano meno di 5 minuti alla fine dei 90 regolamentari. Avanza Carfora sulla destra, palla messa in mezzo, la deviazione di Lucignano, calcio d'angolo. E davvero davvero attenzione al Formia, che può rimpiangere, potrebbe rimpiangere tutte queste occasioni perse. La palla messa dentro, libera Pepe. Mascia Antonio, esce però tardi la difesa del Formia, può mettere ancora il pallone in mezzo che diventa buono per Cardinale, il tiro sul fondo. Potrebbe essere arrivato il momento della quarta sostituzione per il Formia. Fermo ancora a due la Nitrella. Zaccaro di testa, Petronzio prova ad aggirare tutta la difesa, alla fine sbardella, rinvia, non benissimo. Recupera palla Lucchetta. E alla fine mette il pallone fuori Raspaoli, è rimasto giù Cocco.
si rialza Cocco, quindi niente di grave per il numero 16, tempo e modo di rifiatare e abbeverarsi, risciacquarsi un po' anche la testa. Abbiamo detto, lo stiamo ripetendo spesso, fa un caldo bestiale, il sole picchia tantissimo, mentre arriva la sostituzione, esce Raspavoli, entra Maresca all'88esimo. Maresca classe 99. Gli applausi per Simone Raspaolo che esce lentamente dal campo, qualche occasione per lui, una davvero esageratamente clamorosa all'85esimo. Il pallone viene restituito al Formia. Gli applausi del pubblico di casa per questo gesto di fair play. Gesti che dovrebbero essere la normalità e che nel calcio sono diventati comunque normalità, anche se vengono costantemente sottolineati da applausi e rimarcati poi anche da noi in cronaca. Fallo di Zaccaro, una leggera spinta. Alla fine Bianchi deve lasciare il pallone al proprio portiere. Ci mette tempo Sbardella, alla fine batte e c'è il fallo. Attenzione, un calcio di punizione da posizione molto interessante, il fallo di Festa, secondo il direttore di gara una spinta ai danni di Celenza. Abbiamo visto comunque le mani di Festa sull'avversario, sulle spalle dell'avversario, non ci è sembrato in modo falloso, mentre inizia il primo dei due minuti di recupero, quindi tra due minuti, ormai meno di due minuti, sarà finita questa sfida. Attenzione però al calcio di punizione al 91esimo. Celenza o Cardinali, entrambi con il destro. L'arbitro va ad ammonire Zaccaro. Attenzione alla battuta quindi di questo calcio di punizione, se n'è praticamente andato il primo dei due minuti di recupero che non si è giocato. Va a battere Cardinali, la parata di Afgul che poi resta lì ancorato al suolo. Vediamo la palla. Qui il controllo sbagliato da parte di Bianchi per un attimo favorisce Petronzio. Ma con 30 secondi, secondo il mio cronometro, alla fine della partita, il pallone che si perde lo va a prendere Afgul, che lo può controllare con tutta la calma del mondo. Tutti gli occhi puntati su Gerardo Garofalo di Torre del Greco e il suo fischietto. E arriva il fischio finale al comunale di Maranola. Il Formia conquista la seconda vittoria in questa stagione, seconda consecutiva e 2-2 in casa per la squadra di Giovanni Russo. Il gol al secondo minuto di battaglia di testa sugli sviluppi di un calcio, o meglio sulla battuta di un calcio d'angolo. Il pareggio sempre nel primo tempo al 13esimo di Mastrantoni su una
disimpegno errato di Diego Armando Maradona, che poi è uscito nel finale del primo tempo per un infortunio, speriamo per lui non sia niente di grave. Mastrantoni che a sua volta era entrato a sostituire l'infortunato Carmassi nel corso del primo tempo, un minuto prima di segnare il gol del pareggio. Poi nel secondo tempo c'è stata l'imposizione forte della squadra di casa, che davvero ha dominato il campo e si è conquistata al 66esimo con un gol in volata solitaria di Zaccaro, che ha dribblato Sbardella e ha messo in rete il gol del vantaggio. Una vittoria assolutamente meritata, esultano i giocatori della squadra di casa che vanno sotto la curva a esultare con i propri tifosi, a ringraziare il pubblico presente al comunale di Maranola. E vabbè, a questo punto non resta altro da fare anche da parte mia e di Tiziana Palombi alle riprese. Da Davide Gustardi un grazie a tutti, dal campo è tutto, restate con noi per le interviste del post partita e sempre qui su Telegolfo per tutti i nostri appuntamenti. Siamo con mister Bottoni. Mister, è appena finita una partita che eravate anche riusciti a rimettere in piedi nel primo tempo, poi è salita la squadra di casa e il risultato secondo lei è giusto oppure no, giudicando anche la prestazione dei suoi? Ma io dico sempre che chi vince porta a casa 3 punti, qualcosa in più ha fatto, quindi merito a loro. Poi certo, dopo il gol loro del 2-1 abbiamo preso una traversa linea clamorosa, che se lì magari va dentro a 10-1 alla fine, finisce 2-2 e non c'è da dire nulla sulla partita, perché anche il risultato di pareggio sarebbe stato giusto, però merito al Formia che è stata brava a portare a casa 3 punti. La sua squadra è la seconda sconfitta, un percorso quasi netto possiamo dire come risultati, 2 sconfitte fuori casa, 2 vittorie in casa. C'è forse un problema d'approccio alla partita quando vi trovate a giocare fuori dalle vostre mura, o è qualcosa che può magari che non abbiamo compreso al meglio noi sugli spalti? Ma no, perché sia a Cassino che a Formia noi abbiamo chiuso il primo tempo lì in vantaggio e qui in parità, quindi non è un problema di approccio, forse è un problema... cioè non lo riesco a vedere, sta solo nei numeri, certo è che è netto, quindi 2 vittorie dentro, 2 sconfitte fuori, però non è un problema di approccio, perché ripeto, i primi tempi vincevamo a Cassino e pareggiavamo qui, quindi non è un problema di approccio o di qualcos'altro di specifico, ecco. Nel caso comunque le dichiarazioni alla vigilia di questo campionato sono state abbastanza chiare, l'obiettivo dichiarato è quello di chiudere la stagione alle spalle magari di quelle 3-4 squadre che si devono poi giocare chiaramente la promozione nella categoria superiore. Al di là dei risultati di questo avvio di campionato, siamo inizio di stagione e sappiamo che i risultati comunque possono variare a prescindere e non mostrare quello che è il valore effettivo di una squadra, lei è convinto comunque alla luce di questi risultati che l'obiettivo sia effettivamente confermabile, cioè da confermare quello lì? Ma secondo me sì, non dobbiamo abbatterci perché magari alla quarta di campionato si perda di misura a Formia una partita equilibrata, noi abbiamo i nostri 6 punti meritati e trovati sul campo, se abbiamo quelli significa che meritiamo quelli, però i conti si fanno a maggio, io sono convinto che la mia squadra dirà la sua fino alla fine. E adesso infatti si torna a casa a giocare contro il Roccasecca, una partita da vincere, anche giudicando quali sono le posizioni in classifica attualmente 2 squadre. Non vogliamo chiamarlo un esame perché comunque siamo solamente alla 5ª giornata, ma l'occasione è buona per riprendere e confermare soprattutto il ruolino di marcia a punteggio pieno in casa. Assolutamente sì, una partita da vincere, da lottare, non c'è nulla di scontato in questo campionato, sono tutte partite equilibrate, quindi magari sottovalutare una partita o dare troppa importanza ad un'altra è un errore. Ecco, noi ragioniamo domenica per domenica, certo è che domenica giocheremo per i 3 punti. E siamo con mister Russo. Mister, è finita una partita che avete dovuto sudarvela parecchio in senso figurato e letterale, visto il caldo bestiale che faceva oggi, ma la vittoria alla fine è meritata. Innanzitutto ringrazio i ragazzi per il lavoro che hanno svolto oggi. Settimana dura, settimana difficile, dopo il pareggio agguantato a Monte San Biagio domenica scorsa sul 2-2 nel finale, abbiamo anche
tra parentesi, rischiato di vincere. Oggi ho chiesto ai ragazzi di dare il massimo dal primo minuto e di pressarli altri, ma soprattutto dare continuità. Quindi dal mio punto di vista dal primo minuto abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, pronti via gol, abbiamo creato tante azioni gol che purtroppo abbiamo sprecato. Secondo tempo, i primi 10-15 minuti abbiamo approcciato in modo un po' più blando per studiare l'avversario, come si metteva meglio tecnicamente e tatticamente in campo. Dal quindicesimo abbiamo preso di nuovo il pallino del gioco, abbiamo creato tantissimo e poi, come al solito, noi fortunatamente abbiamo la marcia in più, l'uomo in più che è Enzo Zaccaro, che anche oggi è stato decisivo e ha dato la svolta alla partita. Ora lavoriamo duro tutta la settimana perché comunque domenica prossima ci aspetta una trasferta difficilissima, che è quella di Cassino. Quindi per il resto un mio plauso va allo spogliatoio, ai ragazzi e soprattutto alla società, che fa un lavoro magnifico durante la settimana. La domanda: abbiamo visto Maradona uscire a praticamente poco prima della fine del primo tempo, quali sono le sue condizioni, se sta bene insomma? Maradona purtroppo, come tanti altri giocatori, sta soffrendo la ripresa della condizione fisica, perché anche molti giocatori nostri titolari, come potete ben vedere, non hanno ancora la condizione giusta, dovuto ancora ai carichi di lavoro che dobbiamo smaltire. Tutto sommato ha fatto un grande primo tempo, ha avuto un leggero risentimento muscolare che è già pronto con il fisio a recuperare. Come giocatore e come uomo non si discute, a disposizione della squadra, dello spogliatoio, ma soprattutto a mia disposizione. È la marcia, anche lui una marcia in più rispetto ai tanti leader che abbiamo all'interno di questa squadra. Ci tengo a precisare che chi viene a giocare in casa del Formia, ma soprattutto quando il Formia va fuori casa, viene sempre aspettato da tutti, quindi ogni domenica è una guerra, ogni domenica ci spetta una battaglia, perché purtroppo Formia è una piazza importante e una storia alle spalle che va giustamente in qualche modo gratificata e soprattutto riportata a certi livelli. E proprio sulla prossima partita andiamo a mettere l'accento, prima di chiudere e prima magari di fare una domanda scomodissima, ma inizio stagione una domanda sugli obiettivi si deve fare più o meno per forza da ordine di, quasi ordine di redazione, non lo è ovviamente, mi prendo le responsabilità della domanda, ma quindi una brevissima parentesi su qual è l'obiettivo del Formia in questa stagione e poi parlare della prossima partita contro il Cassino, che prima di voi era l'unica squadra ad aver vinto quella nitrella, adesso siete, ve la giocate, insomma la bella, vedete qual è la squadra che la spunterà nella prossima partita. Ma ci tengo a precisare che noi ce la giocheremo con tutti, ad armi pari, a prescindere che possa essere la prima in classifica come possa essere l'ultima in classifica. La società ha lavorato in una maniera impeccabile, ha creato una squadra con 24 elementi, uno migliore dell'altro, quindi già questo è quello un dato fondamentale per me, perché mi mettono in difficoltà tutta la settimana per le scelte. Per quanto riguarda il nostro percorso, è la quarta giornata, il nostro rullino di marcia, penso che due vittorie, due pareggi, penso che stiamo dicendo la nostra. Al momento il tabellino segnala zero sconfitte, quindi siamo una candidata al photo finish finale. È inutile che ci nascondiamo, lo stiamo dimostrando, giochiamo tutte le partite a viso scoperto, le giochiamo fino al 97esimo e quindi è giusto che sia così. È inutile nasconderci, la società ha allestito una squadra per puntare a vincere il campionato e noi più di dare il massimo per cercare la vittoria finale non possiamo fare. Quindi chapeau ai giocatori che oggi mi hanno dato il massimo, ma soprattutto chapeau alla società che, come dicevo, ha lavorato bene e lo sta continuando a fare. E quindi lo ringraziamo il mister per la sincerità e per queste piccole rivelazioni. E niente, grazie mister. Grazie a voi e buona domenica a tutti.